questo per il Trapani. Il primo anno in Serie B, dopo la storica promozione dalla Lega Pro, ci stiamo facendo rispettare. Fatta di strada Matteo Mancosu per trovare la sua isola felice. È partito tanti anni fa dai campi di Serie D sardi, dall'Atletico Calcio all'Anorese e alla Villa Cidrese, con cui sbarca tra i professionisti nel 2009. Poi la decisione di lasciare la Sardegna. Un anno a Latina, quindi i 20 gol con la maglia della Vigor Lamezia, che la scorsa stagione gli valgono l'approdo al Trapani e l'esordio in prima divisione. Altre 15 reti e regala ai Granata la Serie B e a se stesso, a 29 anni, la sua prima esperienza tra i cadetti. In Sardegna purtroppo non c'erano tante possibilità, quindi ho fatto tanto interregionale e sicuramente ho imparato tanto là. Poi fortunatamente a 25 anni sono uscito alla Sardegna e credo che lì sia stato la chiave, ecco, della scalata, perché comunque stando in continente, come diciamo noi, si ha tanta visibilità in più e fortunatamente sono arrivati tanti gol, tante promozioni, quindi non è da poco, ecco, scalare una categoria all'anno. Sì, amaro, certo, perché comunque è la mia terra, gli affetti ce li ho là, però bisogna rendersi conto che quando non c'è uno sbocco bisogna cambiare, nel senso, in Sardegna purtroppo il calcio vive una situazione non particolarmente felice, c'è solo una squadra, oltre al Cagliari, nei professionisti, e tutte le altre sono i dilettanti, quindi per la tua crescita professionale bisognava andare fuori. Io ho fatto questa scelta ed è andata bene, però appena l'opportunità scendo, perché io sono molto legato alla mia terra e non vedo l'ora di viverci. Micidiale, quando ha spazio e parte in velocità, è diventato tecnicamente più completo, imparando ad affinare anche altre qualità. Sto riuscendo a segnare gli gol di rapina, che per me sono i più belli, anche se sono i più facili, però bisogna esserci in aria. Poi qualche gol scartando i difensori e poi i miei preferiti, quelli in progressione, sfruttando le mie caratteristiche. Manca solo il gol di testa, che non ne faccio tanti, speriamo di migliorare in questo. Solo un anno fa la Serie B per lui era un sogno. Ora che la sta vivendo da protagonista, dice di non voler pensare alla Serie A. Ma una paginetta di storia da raccontare ai nipoti l'ha già scritta, quando con il Trapani è sbarcato a San Siro per il quarto turno di Coppa Italia. Lo stadio dei sogni, io non c'ero mai stato neanche da spettatore, e credo che sia uno dei campi più belli del mondo. Appena entri, poi quella giornata c'era anche nebbia, quindi sembrava un teatro chiuso e ogni suono veniva amplificato al 100%. E poi le luci che ti dà San Siro, quei cartelloni dietro le porte, sembrava di essere in un videogioco. Credo che non bisogna avere rimpianti, nel senso, io ho fatto la carriera che mi meritavo. Magari sono un ragazzo che a 20 anni non era pronto per fare questi palcoscenici e lo è solo a 28-29 anni, quindi non c'è da recriminare, non c'è da piangersi addosso, ma godersi solo il momento, poi si vedrà a fine carriera cosa si è fatto. Dovessi disegnare tu il tuo gol da leggenda? Credo un cross e la rovesciata mia, perché comunque la rovesciata è un gesto che rimane per tanto tempo, è un gesto che mi manca, che non ho mai fatto, ma io lo sogno la notte magari di far gol così, quindi spero capiti prima o poi.